Buongiorno a tutti, ci troviamo a Rimini, al Palazzetto dello Sport, dove sono in corso le finali nazionali della pallavolo. Qui con noi abbiamo Fabrizio Giorgetti, che ci sta illustrando la maglietta ufficiale di questa edizione. E subito ve lo presento, così vi spiegherà brevemente in cosa consiste questa edizione dei 70 anni della WISP. Ciao a tutti, siamo per il 15° anno qui a Rimini, 36 edizioni di finali nazionali, siamo al Palazzetto Flaminio, ora lo vedete vuoto, sta giocando la categoria mista, tutte le altre squadre stanno giocando nelle altre 11 palestre che il Comune ci ha messo a disposizione, ma domenica sarà pieno di persone, tutte le squadre saranno qui per le premiazioni e cercheremo di festeggiare insieme questo grande anniversario della WISP. Come tutti gli anni, anche quest'anno abbiamo una sessantina di squadre. Questa prima rassegna ci sono le squadre degli adulti più le squadre dell'Under 17 e dell'Under 18 che si giocheranno 13 titoli nazionali. Ma al di là di quello che ci preme sottolineare come WISP è che la cosa importante di quest'anno per il 70° abbiamo anche, cosa mai successa, 8 squadre dei centri di salute mentale. Poi domattina ve le faremo vedere perché giocano la mattina e oggi invece siamo qui con il riscaldamento delle squadre del misto. In questo evento ci saranno circa in complessivi 700-800 persone. Abbiamo lo staff con 25 arbitri, una decina di persone che curano tutta l'organizzazione. Grazie anche all'aiuto di PA Incentive che cura la parte della ricezione alberghiera. La mattina, il pomeriggio e sabato mattina si svolgeranno le fasi di qualificazione. Sabato pomeriggio ci saranno le semifinali o i quarti in base a quante squadre sono iscritte e domenica ci saranno le finali. Come WISP ci teniamo anche ad avere un livello importante, qui siamo a vedere il livello dell'eccellenza che è diciamo, il fiore all'occhiello per quanto riguarda la qualità, però come dicevo prima noi abbiamo anche squadre amatoriali di un livello molto inferiore, però forse con lo spirito più giusto, quindi vengono per divertirsi. Ieri sera abbiamo fatto la presentazione dei calendari in un locale qui sul lungomare, stasera ci ritroviamo ancora in una discoteca e domani ancora, questo perché per noi lo sport non è solo palestra, non è solo agonismo, non è solo gioco, ma è anche divertimento, è stare insieme, condividere momenti d'amicizia. Le squadre ormai dopo tutti questi anni hanno fatto le loro conoscenze, le loro amicizie in tutta Italia e questa è la parte più importante e più bella dello sport per la WISP in generale e per la pallavolo in particolare. Non saprei cos'altro molto da dirvi se non ringraziare da subito anche il Comune per la disponibilità delle palestre, a cominciare da questo splendido palazzetto, la disponibilità di PA, dell'aiuto di PA per garantire a tutti un soggiorno adeguato alle aspettative, confortevole e divertente. Noi ce la metteremo tutta, vediamo, domenica faremo un po' di consuntivo, ma lo spirito mi sembra giusto, ieri sera tanta gente a divertirsi insieme. Vediamo di riuscire a mettere insieme anche quest'anno una rassegna all'altezza delle aspettative e all'altezza della WISP di questo compleanno stupendo. Vi anticipo che fra 2 settimane noi saremo qui ancora con il giovanile. Avremo, se, salvo imprevisti, la graditissima presenza del presidente Vincenzo Manco e la partecipazione del Comune, proprio perché ci teniamo a festeggiare in degna maniera questi 70 anni di WISP, una vita di gioco, di divertimento, di condivisione, di inclusione. E questa è la WISP e questo è quello che ci differenzia dalle altre enti di promozione sportiva. In bocca al lupo a tutti i giocatori e speriamo tutti di divertirci, che non ci siano inconvenienti né tecnici né altra natura e ci sentiamo nel pomeriggio da altri campi per consegnarvi altre immagini, altre emozioni.
Grazie mille a Fabrizio Giorgetti per questo intervento. Noi ora ci spostiamo e analizziamo insieme, o perlomeno vediamo di capire bene come sono composte queste squadre e qual è la particolarità di questa categoria. Infatti questa è la categoria del misto. Questo significa che durante la partita ci saranno in campo 3 giocatori di sesso maschile e 3 giocatrici di sesso femminile. Ed è una categoria molto particolare perché di solito si è abituati a vedere una squadra totalmente femminile o totalmente maschile. Quindi in queste partite si vedrà un mix tra tecnica pallavolistica e forza. Ed è veramente uno spettacolo vederli giocare. E adesso vi illustriamo qualche immagine del riscaldamento. E queste squadre sono il Barbaiocchi e il Polvallonto, che si sfideranno a breve. I set sono al meglio di 2 su 3, quindi la squadra che arriverà per prima a vincere 2 set vince la partita. Il terzo set, se eventualmente giocato, finirà a 15. Oltre allo staff prettamente tecnico, quindi addetti alle comunicazioni con le squadre, con i dirigenti, i formatori, ringraziamo anche i 24 arbitri che sono presenti a questa rassegna e si occuperanno di gestire le regole delle partite che verranno giocate da qui fino a domenica, quando ci saranno le finali in questo palazzetto. Adesso si stanno effettuando le prove degli attacchi, quindi una decina di minuti e avrà inizio la partita. Solitamente, per chi non conoscesse appieno questo sport, gli attacchi durano circa 8 minuti, successivamente ci saranno 2 minuti di prove per le battute e successivamente si svolgerà tutto il rituale di inizio gara. Solitamente gli attacchi vengono effettuati dagli atleti maschili per questioni di forza, appunto, e le palleggiatrici, che permettono agli attaccanti di poter effettuare il punto, sono le donne, perché hanno una gestualità molto più pulita rispetto agli uomini. Ci ricolleghiamo nuovamente con Fabrizio Giorgetti, che vi racconterà una storia. Purtroppo non è una storia molto allegra. Qui a bordo campo vedete una maglia appesa, è la maglia della moglie di un giocatore del Polvallonto, che è fra l'altro è coordinatore regionale del Veneto e collabora appunto con me insieme a tutti gli altri coordinatori a gestire a livello nazionale la struttura d'attività. Purtroppo c'è soltanto la maglia, perché Lorena ha poco di 40 anni è venuta a mancare. Abbiamo deciso di onorare la sua memoria tenendo la maglia in panchina. E verrà dedicato un premio particolare al miglior giocatore e alla miglior giocatrice nel corso delle premiazioni. Può sembrare una storia triste, io mi sto commuovendo forse più del dovuto, però abbiamo voluto utilizzare questa storia sicuramente non allegra per dare un significato positivo proprio con questo premio e per commemorare una persona che ha vissuto poco, ma dando un grande esempio di dignità e di coraggio.
E questo per noi è un grosso messaggio.